vuole presentare un documento al tavolo al MISE che si terrà il giorno dopo. Lei cosa pensa che possa venire fuori? Ma la città è fortemente schierata su questa vertenza. Noi non consideriamo che la vertenza Whirlpool riguardi solo 420 lavoratrici e lavoratori, quindi 420 famiglie, quindi un'azienda. Stiamo nella trattativa perché riguarda la città. Ecco perché non c'è stato un giorno che non siamo stati presenti. Sia io, sia il vice sindaco, in particolare l'assessora Monica Buonanno, domani il Consiglio Comunale, che mi auguro con voce unanime faccia sentire al governo che la cifra della partita sta in mano al governo. Perché se è vero quello che ha detto Luigi Di Maio, e noi non abbiamo ragioni di dubitare, che a ottobre si è chiuso un accordo in cui Whirlpool ha preso i soldi e la garanzia era il rilancio industriale, il mantenimento della sede di Napoli, se questo non è accaduto o non è vero quello che ci è stato detto, annunciato e scritto, oppure ci troviamo di fronte a un inganno. Questa cifra della questione la deve sciogliere il governo, quindi non esistono risultati sovrapponibili. Qua bisogna vincere, Whirlpool deve rimanere a Napoli perché non è un'azienda decotta quella napoletana, ci sono competenze, professionalità, capacità ed è anche una sfida di grande legalità in un quartiere come Ponticelli, dove avere un'area industriale che funziona significa contrastare degrado, illegalità e sconforto, depressione, assenza di lavoro e quindi serve per l'economia della città. Quindi domani ci sarà il Consiglio Comunale e dopodomani saremo a Roma dal ministro Di Maio insieme alle lavoratrici e ai lavoratori e alle loro rappresentanze sindacali.